Operazione Lampo dei carabinieri di Arezzo, presi i rapinatori seriali. Si tratta di due quarantenni, di cui uno residente in zona e l'altro di origine del sud Italia. I banditi avevano messo a segno due rapine in una settimana e tentato di compiere la terza ieri sera, agendo sempre nello stesso modo, ovvero entrando e minacciando con una pistola i titolari degli esercizi presi di mira. Il primo colpo era stato effettuato il 1° giugno presso il bar Saione ad Arezzo, bottino circa 300 euro. Il secondo alla panetteria Dolcezze Savini, sempre nello stesso quartiere aretino in via Vittorio Veneto. In questo caso i due banditi avevano portato via 260 euro. Infine, ieri sera hanno preso di mira la panetteria dei Fratelli Rossi nel cuore del centro cittadino, in piazza Risorgimento, ma sono stati messi in fuga dal titolare e rintracciati poco dopo dai carabinieri, impegnati nelle indagini sui due casi precedenti. I due sono stati trasferiti nel carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida dell'arresto.